Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video tutto tech. Oggi, visto che il periodo è quello propenso, quindi di luci, di un po' di colore, eccetera eccetera, la tutto tech ha pensato di acquistare, e non ve lo diciamo adesso. Esatto, mi raccomando, prima noi vediamo il video, voi vi iscrivete al canale, bel mi piace e attivate la campanellina, così non vi perdete i prossimi video in uscita. Perfetto, detto questo io direi di lanciare la nostra sigla! E vai di sigla! Allegria! Dicevamo, il prodotto che è stato acquistato è... è una striscia LED, ma non le classiche, eccola qui, ve la faccio vedere un po' più vicino. È una striscia LED della Gobi, ma che va installata dietro il televisore e grazie a una telecamera che va posta nella parte alta del televisore rileva i colori che si propagano dell'immagine e automaticamente la striscia cambierà il colore nei bordi del televisore. Questo per darvi l'impressione che l'immagine fuoriesca dal televisore, dallo schermo. Quindi andiamo a vedere insieme tutta l'installazione, seguiremo passo passo quello che viene indicato nelle istruzioni in italiano e vediamo un po' come funziona. Partiamo con l'unboxing della striscia LED della Gobi. La prima cosa che si nota è che è compatibile con tutti gli assistenti vocali. Andiamo ad aprire la striscia LED. Troviamo subito delle istruzioni semplificate con i vari passaggi per poter installare la striscia e come va installata. Manuale, istruzioni anche in italiano. Un invito a ti è piaciuto, condividi, quindi sicuramente c'è la possibilità di andare a condividere la vostra opinione su questa striscia. La striscia in questione in cellofanata, poi dopo la apriremo e andremo a vedere com'è. Questo dovrebbe essere il selettore. Qui su questo interruttore, diciamo così, troviamo l'alimentazione e girandolo c'è una USB grande e una mini USB. Poi dopo andremo a vedere nello specifico a che cosa servono. L'alimentatore e poi ci sono tutte le clip per poter fissare con il biadesivo nella parte posteriore del televisore e far passare la striscia in modo tale che rimanga saldamente ancorata al vostro televisore. Tutto 3M. Tutto 3M naturalmente, quindi già questo ci fa capire la qualità del prodotto. E poi gli straccetti imbevuti di alcol per poter pulire le superfici in modo tale che aderiscano al meglio anche gli adesivi. Qui ci sono altre scatole, ma penso siano solamente... no, c'è dentro qualcosa, vediamo. Ci sono dei gommoncini e poi qui ci dovrebbe essere la telecamera. Il pezzo mancante è direi fondamentale. Eccola qui, telecamera sempre con adesivo 3M. Va posizionata in questo modo, si collega l'USB alla centrale, da qui verrà captata l'immagine che poi andrà ad influire sulla luminosità e i colori della striscia LED. Fatto l'unboxing, procediamo all'installazione. Come indicato nelle istruzioni, per prima cosa andiamo ad aprire le confezioni che contengono le spugnette imbevute di alcol in modo tale da pulire a fondo la superficie del televisore. Eccole qui. Per comodità abbiamo spostato un attimo il televisore. Vi consigliamo di farlo in modo tale che abbiate tutta la superficie a portata di mano e andate a pulire a fondo la parte dove verrà installata la striscia. In questo caso noi faremo una superficie sulla cornice del televisore. Non lesinate con la pulizia perché anche i granelli di polvere possono andare ad influire negativamente sull'attaccare la striscia. Come da procedura abbiamo acceso la striscia per vedere se funzionava, funziona perfettamente, colori molto brillanti, ma poi per la valutazione finale vedremo quando sarà collegato al televisore. E poi dice di riscaldare la parte del biadesivo con un phon in modo tale che si ammorbidisca e aderisca meglio al televisore. Procediamo! Adesso procediamo ad applicare la striscia direttamente sul televisore. Abbiamo notato, adesso Marco vi farà vedere, che tra una striscia e l'altra c'è questo pezzo che si può arrotolare, si può piegare, quindi si facilita ancora di più l'installazione della striscia stessa. Procediamo all'installazione. Ed ora con tanta pazienza e calma lo si incolla per bene.
Per installare la telecamera vi consigliamo di prendere un metro, misurare la parte centrale dello schermo e posizionare la telecamera. Il biadesivo abbiamo visto che ha una tenuta veramente incredibile, molto, molto resistente. Adesso abbiamo applicato la striscia nella parte posteriore. Per assicurare tutti i fili e in maniera un po' più salda la striscia, andremo ad utilizzare i blocchi che ci sono all'interno della confezione. Vi facciamo vedere come applicare i fermi. Togliete il biadesivo da questa parte e andate ad applicarlo più o meno come mezza riga della striscia, quindi lo adagiate in questo punto, spingete bene per circa 10-15 secondi in modo tale che supporti ancora di più la vostra striscia. Abbiamo attaccato i gommoncini che serviranno come riferimenti sullo schermo del televisore. Andiamo a scaricare l'app che si chiama Gove Home. Una volta scaricata, questa è la schermata che ci si presenta. Per poter aggiungere la striscia appena installata, basterà cliccare sul tasto più in alto a destra. Andiamo a cercare il modello di questa striscia, che è l'H6199, che lo trovate sotto LED Strip Light, ma scorrendo proprio in fondo, dove troverete TV Backlights, ed è l'ultimo proprio, H6199. Lo selezioniamo e ci chiede giustamente di creare un account. Lo creiamo e ci vediamo dopo. Una volta creato l'account, possiamo andare a selezionare il modello di cui stavamo parlando prima, della striscia. Dobbiamo dare le solite autorizzazioni che richiedono tutte le app. Andiamo a selezionare il modello in alto e clicchiamo su fatto. Ora farà la ricerca della rete wifi già trovata, inseriamo la password e ci vediamo dopo. Si sta connettendo. Ok, ora ci fa vedere che dobbiamo procedere a calibrare la striscia. Serviranno quei cuscinetti che abbiamo visto prima durante l'unboxing. Una volta dato il benestare ad aver attaccato i gommoncini, ci appare la schermata dove chiede dove abbiamo installato la telecamera. Noi per forza nella parte superiore, in quanto sotto è presente il ricevitore del segnale del telecomando. Clicchiamo conferma. Qui ci chiede di selezionare se abbiamo installato la striscia in senso orario o antiorario. Noi in senso antiorario clicchiamo conferma. Per fare la calibrazione andiamo a spostare i punti blu all'altezza dei gommoncini arancioni che abbiamo installato e che in questo momento ci fa visualizzare sull'app. Trascina i quattro punti e i quattro angoli del televisore, quindi basterà selezionare i punti blu e sovrapporli ai gommoncini arancioni. Facciamo avanti. Ora ci chiede di calibrare i puntini arancioni sui gommoncini arancioni, quindi stessa cosa di prima, li andiamo a spostare leggermente. Abbiamo spostato tutti i punti. Per procedere con la calibrazione facciamo invia. Questo è un passaggio fondamentale perché possa funzionare in maniera corretta la striscia. Calibrazione non riuscita. Nel caso in cui, come a noi, dovesse uscirvi calibrazione non riuscita, dovete ripetere il passaggio, quindi spostare leggermente i puntini blu. Ora la calibrazione completata ci dà che è connesso, quindi è tutto a posto, c'è da aggiornare solo la versione dell'applicazione della striscia. Aggiornamento completato, connesso. Entrati nell'app di Amazon, semplicemente andiamo a scaricare la skill di Goovy, che è questa. L'abilitate all'uso. Una volta inserite le credenziali e connessa con l'app di Amazon, in automatico farà la ricerca dei dispositivi e vi troverà il nuovo dispositivo. Trovata una lampada Goovy, trovata e connessa. Cliccando su configura dispositivo possiamo indicargli dove si trova. Aggiorno, aggiungi. Direi di andarlo a rinominare, quindi ora lo dovremo trovare sotto lampadine, esatto, e andiamo a rinominare LED. Dall'app di Amazon possiamo andare a selezionare la luminosità, possiamo andare a impostare la modalità video, insomma si può modificare bene o male quello che si fa anche dall'app di Goovy direttamente. Possiamo andare a creare delle routine specifiche, andarle a collegare, accendere e spegnere naturalmente. Ora vediamo un attimo più nel dettaglio l'app di Goovy. Proviamo a entrare nella striscia LED, che ho rinominato LED. Si connetterà
alla striscia, vi uscirà la scritta connesso e quindi a questo punto siete a posto. Da qui potete accedere agli effetti, che possono essere o con colori base, come potete vedere, o in base a della frutta, della verdura, della frutta, insomma, veramente c'è di tutto. Se volete delle nuance che ricordino della verdura o qualsiasi alimento, qui lo trovate. I dolci, e già tutte preimpostate, quindi andandole a selezionare, semplicemente vi trovate già quell'effetto pronto. Poi abbiamo il laboratorio effetti, dove troviamo proprio degli effetti che vanno a ricordare l'alba, il tramonto, e vi va a ricreare degli effetti che ricordano proprio queste situazioni. Situazioni di vita, emozioni, danza, pellicola sono i film, la musica, dei giochi o relax. Tornando nella schermata principale, possiamo impostare un timer, più di un timer, dove andrà a accendere e a spegnere la striscia LED. Potrete impostare una sveglia, oppure andare ad impostare un arco temporale di 15 minuti dove la striscia LED gradatamente andrà a spegnersi. Tornando nel menu principale, avete la possibilità di impostare la luminosità, naturalmente, direttamente da questa schermata. E poi andando sotto potete scegliere la modalità con cui utilizzare la striscia, quindi sincronizzata con la musica. Se seleziono ritmo, invece, ogni cosa che io sto dicendo in questo momento, la striscia riproduce l'effetto in base a quello che sente proprio adesso dal cellulare. Spettro, sempre in base a quello che sto dicendo, delle piccole luminescenze dietro al televisore. Lampo invece crea una sorta di effetto alla kit. Poi da qui potrete aumentare o diminuire la sensibilità con cui sente la voce o le canzoni in generale. Poi abbiamo la modalità video, che è il punto forte secondo me di questa striscia LED. In base a quello che state guardando, grazie alla telecamera installata nella parte superiore, la striscia riprodurrà automaticamente l'armonizzazione di colori perfetta per quello che state guardando. Poi abbiamo la modalità colore, dove potete o scegliere degli schemi consigliati, ma soprattutto potete andare a selezionare segmento per segmento il livello di luminosità, il colore impostato. Potete personalizzarla proprio completamente. E poi posso salvare la configurazione della striscia come l'ho creata, la modalità DIY, che da quanto abbiamo capito si tratta delle personalizzazioni create ad hoc da ogni utente per la striscia. Quindi a questo momento non ne sono stati creati, ma volendo, schiacciando il più, possiamo fare ancora il più in alto a destra e qui possiamo andarcelo a personalizzare completamente e poi andarlo a riprendere da quel menu che abbiamo visto. Tornando proprio nel menu principale, abbiamo il simbolo del mondo in basso, dove qui praticamente abbiamo i vari effetti creati dai vari utenti in giro per il mondo, da cui possiamo prendere spunto oppure andarci proprio a scaricare direttamente la DIY creata da altri utenti. Nel terzo simbolo, sempre in basso, invece abbiamo una sorta di comunità di Gubi proprio, dove tutti scrivono e condividono ciò che creano. Abbiamo l'ultimo menu sulla basso, sulla parte destra, dove si ha il proprio profilo. Comunque, app veramente ben fatta e funzionale. Bene ragazzi, per questo video è tutto. Vi lasciamo qui sotto il link in descrizione di questa meravigliosa striscia, che comunque rende un po' più vivaci le immagini che vedete sul vostro televisore. Diciamo che espande un po' di più, crea anche l'atmosfera. La consigliamo sicuramente, Marco la testerà e se ci sarà qualche problema o qualcosa che non ci piace ve lo faremo sapere. Ripeto, lasciamo qui sotto il link in descrizione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!